Ciao, oggi facciamo involtini di primavera, a modo mio. Ci vogliono cialde di riso, vermicelli di soia, germogli di soia, gamberetti, e ci vorrebbe il cavolo cinese, ma non l'ho trovato, ho messo la verza. Le ho tagliate di più perché poi mi serve per fare, perché mia figlia piacciono i cocktail di gamberi, devo farlo lei. Una carota grattugiata, salsa di soia, la cipolla e l'aglio l'ho messo già nella padella. Adesso andiamo a fare il preparato. Abbiamo messo la cipolla, cioè il cipollotto e uno spicchio d'aglio. Abbiamo tolto l'aglio e mettiamo la prima cosa, le carote. Qui serve una cottura un po' più lunga. Allora, aggiungere del coriandolo. Non aggiungete sale adesso perché poi mettiamo la soia e già aggiusteremo dopo di sale. Facciamo passare un po' e aggiungiamo il cavolo. Questo è tanto perché mi serve per dopo. Penso che così dovrebbe bastare. Germogli di soia, un cucchiaio di mais, mi raccomando di asciugarsi tutta l'acqua che c'è in fondo. Aggiungete la salsa di soia, aggiungete i germogli, i vermicelli di soia, separateli perché mi si sono appiccicati. Ok, questo è pronto. Lasciamo raffreddare un pochettino e cominciamo. Allora, non ho messo i gamberetti, come vedete sono qua, non ho messo i gamberetti qua perché li metto poi sopra, così quando mordete trovate i gamberetti tutti in fila. Allora, iniziamo. Si mettono queste, come vedete che sono un po' dure, si mettono una alla volta, procuratevi in una... Io l'ho messa nella pirofila della microstata e diventano morbide un paio di secondi e sono morbide. Dopodiché tirate fuori, li mettete sullo strofinaccio e li tamponate li mettete così prendete un po' aggiustiamo. Oh, è troppo. Prendiamo un paio di gamberi, se avete quelli grandi, aspetta, aggiustiamo,
Siete quelli grandi gabberetti, vanno bene quelli grandi, così li trovate meglio. Si chiudono così, si prende il lembo, si stringe, si fa, allora si prende il lembo, si stringe, poi si piegano i due lati, così, e si continua a girare su se stesso. Ed ecco, involtino primavera. Questo l'ho mangiato, può essere mangiato anche adesso così, ma io lo friggo e lo posiamo. Continuiamo, a dopo. Si piega così, si mette prima così, si fa il primo giro. Poi si fa aderire anche qui. E si continua a girare finché chiudiamo il pacchetto. Ecco qua. Olio di semi per friggere e poi si servono con una salsa preparata con salsa di soia, e aceto rosso, se avete aceto di riso, se non l'avete niente, allungate soltanto la salsa di soia e un po' di zucchero di canna. Lì poi a piacere il gusto. Eccoli pronti e andiamo a friggere. Prepariamoci la pentola con l'olio e messo a scaldare. Andiamo a friggere. Aia. Sperando di non bruciarmi. Ecco qua. Mettete le distanze perché si appiccicano uno con l'altro, se no. E fateli rosolare. Ed eccoli pronti. Adesso li scoliamo. E adesso? Buon appetito!